Ciao e bentornati su Dr. Makeup. Oggi vediamo insieme una cosa che io sono un po' abituata sempre a portarmi quando vado via nei viaggi. Voi sapete che io ho due bambini, al momento hanno 4 e 6 anni, quindi comunque sono abbastanza piccolini e si sa che con i bambini c'è sempre l'imprevisto dietro l'angolo. Per cui io sono solita, quando andiamo via qualche giorno, soprattutto se andiamo via all'estero, sono solita portarmi dietro un piccolo kit, diciamo, di emergenza medica, tra virgolette. Ovviamente io non sono né un farmacista né tantomeno un medico, sono tutte cose di cui ho chiesto consiglio o al mio pediatra o al mio farmacista per posologia, indicazioni, eccetera. Per cui sono cose che vanno bene per me e per i miei figli, ovviamente ognuno a seconda delle sue esigenze e delle sue caratteristiche chiederà consiglio al suo medico o al suo farmacista. Quindi questo è il kit che io solitamente mi porto dietro e adesso vi faccio vedere cosa c'è all'interno. È chiaro che non si va, solitamente quando si va in vacanza non si va nel Burundi, c'è sempre una farmacia a portata di mano, però magari a volte i nomi sono differenti, magari a seconda del paese dove potete andare. Cose che magari qui vi danno normalmente, là senza ricetta non ve le danno, tante piccole caratteristiche, per cui insomma io preferisco sempre tenermi dietro il mio kit di emergenza, anche perché regolarmente se ti deve venire la febbre, ti viene tipo a mezzanotte quando sei in albergo e intorno è tutto chiuso, e quindi insomma, viste un paio di volte che mi ci sono trovata nel mezzo e non ho potuto far fronte fino al giorno dopo. Dagli errori si impara e quindi ho imparato a portarmi dietro questo kit. Quindi vediamo insieme che cosa c'è all'interno. Vi faccio vedere ovviamente le confezioni vuote perché è chiaro che io nel beauty non mi porto la confezione intera, ma soltanto le bustine sciolte. Quindi che cosa porto io all'inizio? Allora, innanzitutto mi porto dietro un termometro. Questo è un classicissimo termometro che credo di aver comprato all'Esselunga, peraltro, di quelli elettronici che suonano quando ha raggiunto la temperatura e tra l'altro fanno un suono diverso quando c'è la febbre, per cui si riconosce anche immediatamente. Poi, altra cosa che io mi porto dietro, sempre in caso evenienza febbre, mi porto un antipiretico. Ho chiesto consiglio al farmacista, mi sono fatta dare una tipologia di antipiretico che potesse andare bene tanto per gli adulti quanto per i bambini, o quantomeno per i bambini di età come i miei, e mi ha consigliato la tachipirina Flash Tab, di modo che possa essere masticata tipo una caramella, diciamo. Questo mi permette anche di avere a portata di mano una tachipirina che va bene anche come antipiretico per i bambini, è una 250 e non essendo liquida, può essere facilmente trasportata anche in aereo, dove sapete che ci sono i limiti di liquido trasportabile in confezione da 100 ml che non debbano superare il litro totale. Poi, altra cosa, caramelline alla propoli, queste vanno bene anche qui adulti e bambini. Queste in particolare sono gusto fragola e miele perché i miei bambini piacciono di più e noi ci si adatta. Ci sono però sicuramente anche all'arancia. Sono caramelle che vanno benissimo sia per prevenire che per lenire eventuali bruciori e fastidi alla gola, quindi una cosa che mi fa comodo sempre appunto avere dietro. Altra cosa, tosse. Per quanto riguarda la tosse, uno sciroppo granulare, il mio farmacista mi ha consigliato questo, cambiando dosaggio fra adulti e bambini, ovviamente. È uno sciroppo granulare che si può o sciogliere sotto la lingua o sciogliere nel bicchiere d'acqua e bere, e di nuovo, essendo granulare, mi evita la problematica dei liquidi in aereo, quindi ottimo per i viaggi appunto anche in aereo. E l'ultima cosa che mi porto dietro dal punto di vista poi strettamente medicinale sono degli analgesici che possono andare bene in caso di mal di testa, in caso di dolore mestruale, in caso di qualsiasi tipo di necessità analgesica, appunto. Poi, imprevisto classico del viaggio, soprattutto se si va all'estero, può essere problemi di stomaco. Quindi noi ci portiamo dietro anche Imodium e fermenti lattici. Questi fermenti possono andare bene anche per i bambini. L'Imodium ovviamente no, ma insomma quello, come vi ripeto, sarà il vostro medico, il vostro farmacista a dirlo. E quindi questa è un'altra cosa che ci portiamo sempre dietro. E poi c'è tutto il comparto
ferite, contusioni, traumi, taglietti, eccetera, eccetera. Quindi mi porto dietro le salviettine disinfettanti, di modo da ovviare anche qui al discorso liquido in aereo, una cremina a base di idrocortisone acetato che mi può servire per le bruciature, per gli eritemi, per le punture di insetti e quindi mi fa da jolly, mi gestisce tante cose. Poi, altra cosa, mi porto dietro una cremina che vada bene in caso di botte, contusioni o infiammazioni muscolari. E poi un po' di cerotti misti, sia vesciche per i calli che camminano tanto, possono venire più facilmente, sia vesciche che calli, che cerottini classici in caso di graffietti, tagliettini e quant'altro. Altre due cose che mi porto dietro, e sono le ultime due che tengo all'interno di questo piccolo kit, sono uno spray antizanzare. Tra l'altro, l'altro giorno in farmacia ho trovato questo formato super compatto, sembra dispenser quelli del dolcificante, quindi piccolo, compatto, pratico, comodissimo da portare in borsa per averlo sempre dietro. E poi mi porto dietro una pomata che sia contro gli sfregamenti. Un po' per me, perché chiaramente al di là del peso, perché in realtà anche quando ero più magra, proprio la mia conformazione di fisica in generale mi faceva comunque strosciare l'interno coscia, che quindi si arrossava più facilmente e mi si forma tipo eritema. Quindi mi aiuta come antisfregamento in quel caso lì, ma anche in caso di rossori o comunque irritazioni da dover lenire all'istante. E mi porto dietro anche questa. Nel kit di questo tipo non vedete solari perché quelli invece li ho all'interno del beauty delle cose invece di skincare abituale che porto. E io una crema solare la porto sempre, che sia estate o che sia inverno, perché comunque sia quando si va nei viaggi di solito si cammina sempre di più, si cammina sempre di più all'aperto e la scottatura può essere sempre comunque dietro l'angolo. Basta, questo era il mio kit di emergenza per quanto riguarda i miei viaggettini, che io vada via un weekend, che stia via un pochino più di tempo, può variare la quantità di pastigline o di cose che io tengo all'interno, ma le cose sono sempre queste e alla fine non è che mi prende molto spazio. Questo è il beauty che io ho fatto per la prossima vacanza che faremo, staremo via quasi una settimana. E mi sono portata dietro tutto il necessario. Non importa la marca, ovviamente, di quello che vi ho detto. Io vi ho fatto vedere quello che ho preso io, ma perché ribadisco, è quello che mi ha consigliato il mio farmacista. Ognuno sceglierà in base alle sue preferenze, sia di cosmetico che di abitudine che di necessità, ovviamente. E in questo, miglior consiglio ve lo potrà dare sicuramente il vostro esperto di fiducia. Quindi io con questa mia piccola mania da mamma che si vuole portare sempre tutto dietro, vi saluto e se avete voglia ci vediamo sul canale per il prossimo video.